Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi porto all'esplorazione di diversi mezzi agricoli abbandonati e ancora non so la strada da percorrere, però vediamo di riuscire a trovarla. Ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e di mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Un saluto a tutti e buona visione. Siamo giunti a una parte dei mezzi notevole. Adesso un altro, questo è il coperchio, passa la gavina, ecco, c'è un cingolato addirittura pieno di mosche. Bello. Taniche su taniche, carcasse di gomme, gran casino, buttata all'aria. Ho trovato anche un vecchio aratro, guardate che bello, questo è veramente antico. Accanto all'aratro abbiamo questo che è sempre per arare la terra, ma questo è già più leggermente più moderno rispetto al precedente. Però non ne intendo molto di agricoltura, qualcuno di voi nei commenti può tranquillamente scrivere di cosa si tratta. Adesso ho visto un altro trattorino poco più avanti, andiamo a vederlo. Ah no, eccolo proprio qua. Mamma, proprio avvolto nella macchina, non ci posso credere. Fantastico. Bene, continuando il percorso, intanto vediamo un altro cingolato abbastanza grosso. Guardate il lavoro, la macchia avvolta. Bello, eh? Veramente bello.
seduta sembra ancora bella intatta, addirittura. C'è ancora odore di carburazione, incredibile, è veramente incredibile. E qua, come potete vedere, ce ne sono altri due, tre. Fantastici, incredibile ragazzi, ma fantastici, addirittura qui dietro a questa macchia ce n'è altri. No vabbè ragazzi, ma perché ero un collezionista oppure questo si vede ben poco ormai. E questo qua, e addirittura questo qua sembra gli abbiano cambiato addirittura il faro. Sembra quasi più nuovo rispetto agli altri. Fighissimo. No, adoro i mezzi agricoli, anche se non me ne intendo. Proprio bello vederli. Chissà quanto avranno lavorato. E beh, addirittura gommata nuova ragazzi, accidenti, incredibile. Incredibile, ce n'è ancora ragazzi. No, ce n'è addirittura un altro qui azzurro che non si vede veramente niente, un fico secco, e un altro qui. No, ma ce n'è tantissimi, guardate che roba, ma è veramente eccezionale. Riesce a vedere granché, sono veramente seppelliti dalla macchia. E qua adesso vi porto, qui avanti ce n'è ancora, purtroppo stiamo arrivando verso una casa probabilmente del padrone, dobbiamo fare molta attenzione. C'è questa, guarda che bello, fantastico, questo cingolato. Qua su vedete ce n'è ancora, guardate, ormai veniamo ad arrivare fino in fondo, sperando non ci siano addirittura cani. Guardate ce n'è ancora, no, vabbè ragazzi, no, incredibile. Ragazzi, devo venire via perché sta abbaiando un cane, potrebbe addirittura sia sciolto. Gran casino. Andiamo via. Maremma. Anche perché ho visto diverse cacate di cane qui lungo la strada, quindi e belle grosse, quindi non vorrei ci sia addirittura qualche bestia di quelle grosse. Comunque non abbiamo ancora finito perché più avanti c'è veramente una mostra sempre di trattori messi uno in linea accanto a quell'altro. Ragazzi, come potete vedere ce ne sono altri due, li ho beccati per sbaglio. Ora non vorrei fosse la lista che vi dicevo prima,
parcheggio in esposizione, ma credo proprio sia questa, sì. Tra l'altro c'è anche una vecchia Saab. Erano più vicini di quanto pensassi. Credevo fossero più lontani, sinceramente. Faccio vedere tutto. Intanto... Dai, bellezza. Favolosi. Ovviamente dentro è deturpato, veramente. Fermi tutti perché ne ho visto addirittura un altro. Cioè, ragazzi, sono infiniti. Infiniti. Qualcuno... Uno qui è stato rimosso. No, ma ce n'è ancora, raga. No, ma che bello. Guardate quanti ancora. Pazzesco. Assurdo. È veramente assurda questa cosa. Oh, ma è fantastico, raga. Guardate qua, un esercito. Guardate che musi, ragazzi, belli possenti, si è avvolto dalla macchia. Guardate, bello questo, è veramente spaziale questo. Bene amici, con le vecchie glorie è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Saluto a tutti!